Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del TG6. Noi apriamo questo nostro telegiornale parlando di cronaca ambientale perché le discariche dei veleni di Bussi sul Tirino continuano ad inquinare. Questo dice una relazione dell'ARTA Abruzzo che ha analizzato campioni di acqua di falda. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. La mega discarica dei veleni tossici di Bussi sul Tirino continua ad inquinare, quanto emergerebbe nella relazione di ARTA Abruzzo dello scorso febbraio, inviata al Ministero dell'Ambiente, alla Direzione Rifiuti, a quella Servizi Pubblici della Regione Abruzzo, a Ispra e Solvay, attuale proprietaria dell'area industriale. La relazione resa pubblica dal Forum dell'Acqua riporta dati di campionatura delle acque di falda superficiale e profonda con prelievi eseguiti tra l'ottobre e il dicembre del 2015 nelle discariche 2A e 2B situate a monte dell'impianto industriale, nell'area della fabbrica ancora in funzione e nella discarica Tremonti a fianco al fiume Pescara. Le acque a valle della discarica 2B sono risultate essere le più contaminate tra i vari settori, dice la relazione. Nelle discariche 2A e 2B per il tetracloroetilene si tratta di dati 160 volte superiori ai limiti di legge, così come l'esacloroetano 114 volte oltre i limiti. Nello stabilimento industriale a valle della barriera idraulica e nei pozzi spia, il cloruro di vinile, un potente cancerogeno, arriva 10 volte oltre il limite di legge e nella falda profonda a 40 volte il limite. Di rilievo anche i dati relativi ai prelievi sulla Tremonti, che è stata protetta con una palancatura per evitare percolamenti. Di cloroetilene 4.500 volte oltre la soglia ed esacloroetano 149 volte più del limite consentito. Infine, la relazione dell'ARTA raccomanda attività di messa in sicurezza e misure di prevenzione nel minor tempo possibile. Parliamo ora di trasporti perché si è tenuto ieri all'Aurum di Pescara l'atteso vertice tra i membri della regione Abruzzo e i rappresentanti della compagnia di volo Ryanair, un incontro che si è concluso con la disponibilità del vettore a restare nello scalo abruzzese solo in caso di eliminazione da parte del governo dell'aumento della tassazione municipale introdotta nei mesi scorsi. A Roma il prossimo 7 aprile ci sarà l'incontro tra il governatore Luciano D'Alfonso, i vertici della Ryanair ed il ministro delle infrastrutture dei trasporti Graziano Del Rio. Ma torniamo a quanto accaduto ieri all'Aurum e vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. L'incontro era focalizzato sulla trattativa da portare avanti tra Regione Abruzzo e Ryanair, con l'obiettivo di mantenere all'aeroporto di Pescara tutte le tratte guadagnate fino ad oggi. E ieri pomeriggio all'Aurum Luciano D'Alfonso e tutte le rappresentanze del caso hanno potuto stringere la mano e sedersi allo stesso tavolo di David O'Brien, direttore commerciale della compagnia Low Cost. Al suo arrivo la prima dichiarazione è stata fulminante e perentoria. Ryanair ha tutte le intenzioni di restare a Pescara, ma la nostra compagnia non è più disposta a sovvenzionare il fondo di sussidio destinato dall'Italia. Il riferimento è alla tassa urbana introdotta dal governo Renzi a gennaio, quella che ha causato la decisione di tagliare molte delle rotte oggi in funzione dall'aeroporto di Pescara. La riunione si conclude in un'ora e al termine il governatore D'Alfonso annuncia l'incontro a Roma con il ministro ai trasporti Graziano Del Rio, fissato per il 7 aprile, perché sarà il governo a dover intervenire per salvare la situazione. Questa è una competenza del Ministero e del Ministro. Noi utilizzeremo argomenti, numeri, elementi oggettivi per fare in modo che si accendano luci adeguate a che il Ministro e il Ministero considerino con atteggiamento nuovo la questione della tassazione. Qual è il ruolo che noi abbiamo come Regione e come Regioni, assieme al dottor O'Brien e ai suoi collaboratori e colleghi, spiegheremo al Ministro e al Ministero le ragioni per cui vale la pena rivedere, riconsiderare e ripensare. La decisione è di stretta competenza del Ministro. Se mi si chiede che cosa penso dell'incontro, io ho fiducia, però la decisione è del Ministro. All'incontro tra i vertici era presente anche il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, che ha richiesto di presenziare per ascoltare direttamente le intenzioni di Ryanair e al termine dell'incontro ha dichiarato: se c'è oggi Ryanair così forte in Abruzzo che produce questi passeggeri lo si deve alle politiche del centrodestra. Abbiamo
fatto un consiglio regionale in cui abbiamo richiesto questo incontro. Faccio presente che all'inizio le prime dichiarazioni dell'attuale maggioranza erano state molto più leggere sul tema, ovvero troveremo altri vettori. Mi pare che oggi invece siamo calibrati sulla soluzione vera, ovvero Ryanair deve restare, punto e basta. Ryanair è stata molto chiara, la tassa di Renzi messa sui trasporti aeroportuali deve andare via. E nel prossimo servizio parliamo di un'intervista, ascoltiamo il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che parla dell'area di crisi Peligna, vediamo. Riconoscere l'area di crisi alla zona della Valle Peligna è quanto chiede l'ex sindaco di Raiano ed ex consigliere provinciale Ennio Mastrangioli, che bacchetta la politica sulla questione dell'area di crisi complessa. Per Mastrangioli c'è stata una grande incapacità della classe dirigente. Ascoltiamo a tal proposito l'opinione dell'onorevole Giovanni Lolli, vicepresidente della giunta regionale. Adesso sta per uscire il regolamento nazionale, che io già conosco. Il regolamento nazionale stabilisce che in Abruzzo funziona così: lo Stato individua i sistemi locali del lavoro che possono essere da parte della regione scelte come aree di crisi. Certamente la Valle Peligna, insomma, non è neanche a dirlo, ci sarà, come ci saranno altri territori abruzzesi, e lì può operare lo strumento, diciamo, da 1,5 milioni di euro in su come investimento. E poi però noi abbiamo bisogno anche di dare credito. Io adesso alle 5 devo andare a una riunione che si tiene da me con tutte le forze sociali aquilane. Stiamo vedendo lo strumento, due strumenti, uno generale di accesso al credito, cioè soldi sempre al 4% che diano garanzie alle banche che accettino quindi le richieste delle piccole imprese che oggi, voi sapete, sono strangolate in questo territorio come altrove, e l'altro è un intervento specifico di rientro in centro storico da parte delle attività. Apriamo la pagina della cronaca. Le fiamme gialle di Pescara hanno scoperto una truffa ai danni di 142 imprenditori. Una intermediatrice finanziaria di Pescara prometteva infatti finanziamenti esteri a fondo perduto inesistenti. Vediamo. Avrebbe proposto prestiti per oltre 300 milioni di euro provenienti da fantomatici fondi esteri, truffando 142 clienti. Le fiamme gialle del nucleo della Polizia Tributaria di Pescara, coordinate dal PM della Procura di Pescara Barbara Del Bono, hanno posto agli arresti domiciliari il titolare di uno studio di consulenza finanziaria di Pescara, indagato per truffa aggravata. Le indagini eseguite hanno fatto emergere una consistente ed articolata truffa nei confronti di centinaia di persone di Marche, Molise, Lazio, Toscana, Campania, Calabria, Puglia e Piemonte, oltre a Lombardia e Veneto, quasi tutti titolari di attività commerciali in stato di forte difficoltà finanziaria, che si erano rivolti allo studio di consulenza al fine di ottenere finanziamenti esteri a fondo perduto. Per carpire la fiducia dei clienti, la professionista, con l'aiuto di altri soggetti, aveva formato un'articolata struttura di facciata, tanto da apparire come amministratrice di una solida ed affidabile società di intermediazione finanziaria, capace di gestire rapporti con organismi creditizi esteri. Una volta agganciati gli ignari clienti, faceva sottoscrivere contratti redatti in lingua inglese con fantomatici istituti esteri con condizioni contrattuali vantaggiose, poi chiedeva il versamento di acconti fino al 4% dell'importo del finanziamento promesso. Dagli accertamenti bancari e dalle analisi dei flussi finanziari, le fiamme gialle hanno ricostruito truffe ai danni di 142 imprenditori per un totale di finanziamenti esteri promessi per oltre 300 milioni di euro, da cui la professionista avrebbe ricavato un profitto di circa 330 mila euro. Ancora cronaca, la squadra mobile della Questura di Pescara ha infatti recuperato altro materiale rubato la notte del 23 gennaio scorso ad un noto antiquario pescarese. Nello specifico sono stati recuperati due mobili antichi del valore di 150.000 euro. I mobili sono stati rinvenuti a Roma e una donna romena di circa 30 anni è stata denunciata per ricettazione. All'operazione ha collaborato anche la squadra mobile della capitale. La restante parte della rifurtiva è stata trovata a Sulmona due giorni fa a bordo di un furgone. Il mezzo era in viaggio e gli uomini della squadra mobile hanno atteso il momento più propizio per bloccarlo. Il valore complessivo delle opere d'arte recuperate è di oltre 1 milione di euro. Nell'ambito della vicenda sono stati denunciati sempre per ricettazione anche due pregiudicati residenti a Sulmona, due uomini di 56 e 51 anni.
Lasciamo la cronaca, ci spostiamo a Roseto perché al via il bando dell'amministrazione comunale per la riqualificazione del territorio e l'acquisizione dell'arena Quattro Palme. La spesa prevista è di oltre 4 milioni di euro ed è compresa nella proposta di project financing presentata al comune dalla Dimensione Solare SRL. Elisa Leuzzo. Sindaco, da questo progetto quali saranno i vantaggi per il comune? Beh, questo, ripeto, è un project financing importante. Per la prima volta questa città ha ricevuto un'offerta importante, un'altra fu ricevuta 7-8 anni fa per il mercato coperto e poi non andò a buon fine da una società seria. È un progetto che porta alla riqualificazione di tutta la parte centrale della città di Roseto, all'acquisizione dell'Arena Quattro Palme, la sua messa a norma. Il nostro sogno nel cassetto è rigiocare il torneo Lido delle Rose nell'Arena Quattro Palme. Ci sarà anche la sistemazione del lungomare Celommi nella parte ovest, le aiuole che non fu completato il progetto, e anche via Marina, via Marco Aurelio a sud di via Cristoforo Colombo, dove stiamo per intervenire, verrà sistemato anche tutta quella parte a sud, e quindi anche l'acquisizione dell'area dei risulti delle Ferrovie dello Stato nella zona centrale, dove ci saranno altri parcheggi. Dopo tutto le gare andate deserte, abbiamo pensato di proporre questo progetto per ridare alle cittadini quello che è forse il simbolo di Roseto, sia per ragioni sportive che per ragioni affettive. Il progetto che abbiamo presentato qui a Roseto sarà il primo esempio di mobilità sostenibile e di progetti innovativi che verranno calati sulla cittadinanza di Roseto. Il progetto in particolare prevede appunto sistemi di mobilità intelligente, gestione e riqualificazione e monitoraggio della qualità dell'aria, tende ad abbattere le emissioni degli inquinanti all'interno dell'aria, dare servizi, erogare servizi innovativi ai cittadini che avranno anche un'app per avere il pagamento facilitato del parcheggio, trovare più facilmente il parcheggio e avere tutte queste informazioni in real time. E torniamo a parlare di trasporti perché dal prossimo mese di ottobre l'aeroporto internazionale d'Abruzzo ripristinerà il collegamento con Torino. A darne notizia il presidente della SAGA, la società di gestione dello scalo abruzzese, Nicola Mattoscio. Sarà la società romena Blue Air a garantire 3 voli settimanali. Con grande soddisfazione annunciamo questa nuova iniziativa che da tempo veniva sollecitata da diversi operatori economici. Per la nuova opportunità la SAGA è grata a Blue Air per la sua attenzione verso lo scalo abruzzese. Sono le parole del presidente dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, Nicola Mattoscio, che annuncia il nuovo volo Torino-Pescara che verrà introdotto dal prossimo ottobre. Il collegamento viene offerto con biglietti a partire da 19,99 € a tratta, tasse incluse, incluso anche bagaglio fino a 10 kg, e sarà possibile effettuare il check-in online o in aeroporto gratuitamente. Un'esigenza dedicata al mercato business, spiega il presidente SAGA, e la compagnia romena, con base a Torino, nata 11 anni fa, ha risposto positivamente alla richiesta dell'Abruzzo, aggiungendo la destinazione alle altre 69 attualmente già attive. Una flotta di 737 Boeing, saranno 3 i voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì. Un'esigenza mossa da interessi economici come quelli della Sevel, che attualmente vede l'utilizzo di Executive Jet per i suoi manager, ma a muoversi negli ultimi mesi sono stati anche tanti utenti che mediante una pagina social hanno richiesto il ripristino con Torino, precedentemente collegato dalla società Air Valais, che secondo gli utenti non ha espresso al meglio le potenzialità del collegamento a causa di costi molto alti. Cambiamo ancora argomento, si intitola La città che parla, il progetto messo in campo dalla presidenza del Consiglio Comunale di Pescara che grazie ad un'applicazione aprirà le porte virtuali di 10 monumenti della città. Si chiama La città che parla, in realtà è un'iniziativa volta a introdurre quelle che sono le applicazioni multimediali alla cultura e anche alle bellezze della città. Per questo la presidenza del Comune di Pescara ha voluto organizzare una conferenza, ma soprattutto presentare il progetto. Come si svolgerà? È un progetto che prevede 10 mattonelle per i 10 monumenti più importanti di Pescara, con la speranza di poter ampliarne anche nel numero. Sono 10 porte mediatiche, multimediali, che ci permettono di entrare in questi monumenti con
negli strumenti di oggi, cioè con la possibilità di, con un telefonino, di avvicinarsi al QR code e poter vedere insomma quello di cui si tratta per quel monumento. Quindi andiamo da Casa d'Annunzio, al Museo Cascella, al Circo Laternino, al Ponte del Mare, al Comune di Pescara, al Conservatorio, insomma tantissimi monumenti a cui si aggiungono anche le due chiese principali della città, che sono la Basilica della Madonna dei Sottodolori e la Cattedrale di San Cetteo. È un mezzo per riscoprire la cultura cittadina, la città che parla, perché è l'istituzione che si avvicina ai cittadini e ne parla come se fosse un maestro elementare, per spiegare in maniera semplice, con toni pacati, quello che rappresenta un po' Pescara e la sua storia. Ma è anche uno strumento che potrebbe migliorare in futuro, con l'aiuto di commercianti e dei servizi della città, che potrebbero utilizzare questi strumenti, magari con il mezzo della sponsorizzazione, ci potrebbero consentire di ampliare la rete. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Si svolgerà a Montesilvano il 17 e 18 marzo prossimi, dunque domani e dopodomani, il 15° congresso dell'AICRE, l'Associazione Italiana dei Consigli e dei Comuni delle Regioni d'Europa. L'AICRE è la più grande organizzazione di enti locali e regionali, con più di 100.000 enti associati. L'associazione italiana, con sede a Roma, rappresenta in modo unitario le regioni, le province e i comuni a livello europeo. Quest'anno l'Abruzzo ospiterà la 15ª Assemblea Congressuale Nazionale, una a due giorni che si svolgerà a Montesilvano, un'occasione per comprendere quelle che sono le attività dell'AICRE e per rinsaldare i rapporti di confronto tra l'Europa e i cittadini, soprattutto in un momento storico in cui i confini europei sono messi sotto la lente di ingrandimento per i flussi migratori. Un rapporto che è venuto a mancare, perché si è sempre parlato di Europa economica e non di Europa che guarda e va verso i bisogni reali, e quindi la partecipazione diretta del cittadino a ciò che accade nella nostra comunità europea. E quindi domani si parlerà, anche attraverso dibattiti che si terranno nel pomeriggio con la presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ed altri importanti relatori, si parlerà anche di economia circolare. Tutto ciò che si deve fare deve essere fatta all'insegna del riciclo, quindi non dello spreco. Quindi una cosa che viene organizzata, che viene prodotta, deve avere già in sé la finalità che può essere riutilizzata. Si dibatterà in mattinata anche di ciò che sta accadendo intorno al fenomeno migratorio, quindi tutte le politiche che l'Europa sta mettendo in campo. Ecco, tutto questo in questi due giorni, partecipata da tanti sindaci della nostra regione, da tanti delegati che verranno da tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto anche da sindaci che verranno da regioni limitrofe, vicine e lontane, proprio per attivare, proprio per far sviluppare un dibattito interessante. Parliamo ora di sociale, perché da Canzano, in provincia di Teramo, è partita un'iniziativa di solidarietà per la realizzazione di un calendario con lo scopo di raccogliere fondi contro la fibrosi cistica. La collettività di Canzano, ancora una volta, si è resa protagonista di un gesto di attenzione e solidarietà verso i malati di fibrosi cistica. I giovani dell'associazione canzanese Don't Stop Me Now hanno consegnato al responsabile del centro, il dottor Paolo Moretti, il ricavato della vendita dei calendari realizzati in collaborazione con gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Castellalto, nell'ambito della terza annualità del progetto solidale Lavorando un Sogno. I ragazzi sono stati subito entusiasti di prendere parte al progetto, le famiglie si sono dimostrate disponibili a concedere la loro autorizzazione e poi hanno acquistato il calendario e hanno contribuito così alla raccolta dei fondi. E si è deciso di devolvere quanto raccolto a un progetto di ricerca molto importante che riguarda il trapianto di polmone. È un tentativo di utilizzare polmoni che in altre situazioni venivano non utilizzati. Significa che c'è un medico, un ricercatore in Lombardia che ha messo in piedi un'apparecchiatura che è in grado di tenere in vita i polmoni per circa 24 ore, quindi permettendo di pulirli e quindi renderli disponibili per un trapianto, polmoni che altrimenti andrebbero persi.
Ulteriore donazione al centro è stato lo spirometro, strumento indispensabile per misurare la funzionalità respiratoria dei piccoli pazienti. Anche in questo caso la sfida solidale è partita da Canzano. L'assegno ha un importo di 1.530 euro. Ringrazio logicamente tutte le persone che hanno acquistato il calendario, che hanno dimostrato infinita sensibilità e bontà verso questo progetto. Si sono svolti questo pomeriggio i funerali del nostro collega Antonio Recanati nella chiesa di San Pietro Apostolo a Loreto a Prutino. Una folla composta e commossa ha dato l'ultimo saluto ad un Antonio, una delle anime più importanti della testata giornalistica Vestina News, da un anno collaboratore anche della nostra emittente. Presenti tanti colleghi con i quali Antonio Recanati aveva lavorato negli anni scorsi. Era stato, tra le altre cose, collaboratore del quotidiano Il Tempo e di altre emittenti regionali. Nel corso della sua omelia il parroco Don Camillo ha ricordato quella che era anche la grande passione di Antonio Recanati e poi l'impegno nel sociale del nostro collega, il suo attivismo nella vita della parrocchia. Antonio Recanati è stato stroncato da un malore improvviso lunedì sera a Silvi, mentre era in macchina, tornava a casa dopo aver trascorso la serata proprio nella nostra redazione. Alla moglie Maria Rita, ai figli Stefano e Daniel e alla famiglia tutta, di nuovo le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di TV6 e del nostro editore Quintino Pallante. E siamo alla pagina sportiva, apriamo con il calcio parlando del Pescara che prosegue la preparazione in vista del posticipo di domenica prossima in casa del Crotone. Pescara reduce dalla sconfitta con il Novara, così come i pitagorici che nell'ultimo turno sono stati battuti dal Brescia. Oggi doppia seduta in casa biancazzurra, la Padula è tornato con il gruppo. Vediamo il servizio. Quella di domenica potrebbe essere la partita giusta per la riscossa, per il riscatto del Pescara? Sì, un riscatto dal punto di vista del risultato, come diceva qualche tuo collega, perché per me il Pescara non è morto nel modo più assoluto, anzi ha dato segni di grande vitalità in queste partite, purtroppo non portando a casa quello che in molte occasioni ha meritato, perché se sabato all'Adriatico c'è una squadra che ha fatto tutto per vincere la partita, quello sicuramente non era chi l'ha vinta, ma il Pescara. Purtroppo in questo momento la palla va sul palo e va fuori, il calcio è anche questo e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, non abbatterci in questi momenti, non esaltarci in altri, ma essere sempre con la barra dritta guardando un obiettivo che noi abbiamo in mente e cercheremo di arrivarci veramente con il coltello tra i denti. A Crotone ci saranno ritorni importanti, rientri in difesa. A proposito di difesa, da oggi è ufficiale Diamutene, nuovo giocatore del Pescara. Sì, Diamutene si era aggregato a noi per allenarsi con noi, il mister ha ritenuto che è un giocatore che fisicamente sta abbastanza bene, è un giocatore d'esperienza, ci si è aggiunto anche il fatto che Coda purtroppo ha avuto quell'infortunio sabato e quindi abbiamo deciso di tesserarlo, è un giocatore che è già stato a Pescara, di grande esperienza, spero che ci possa dare una mano anche lui. Come avete ascoltato proprio dalle parole del presidente del Pescara, è stato tesserato proprio nella giornata di oggi Diamutene, che dunque è un nuovo giocatore del Pescara. Per lui è possibile, molto probabile, già l'impiego, almeno la convocazione per la gara di domenica prossima a Lezio Scida. Ma quella di oggi è stata anche la giornata del club Daniele Sebastiani, club intitolato proprio al presidente biancazzurro, con la cerimonia che si è tenuta in un noto ristorante di Pescara. Vediamo. Francesco Del Zoppo, presidente del club Daniele Sebastiani, socio fondatore, com'è nata, Francesco, l'idea di intitolare il club al presidente Sebastiani? Il club ci è venuto spontaneo a Daniele, perché Daniele in questi anni è riuscito a fare delle cose straordinarie dal 2009, quando la società era fallita, e oggi essere qui e parlare di playoff con una squadra giovanissima che sta tentando di vincere il campionato, per noi era una cosa doverosa fare al presidente questo regalo. William, dal club Giovanni Galeone al club Daniele Sebastiani sono passati tanti anni. Dobbiamo tutti constatare che Daniele Sebastiani è ancora qui a dirigere un club che praticamente ha ottenuto anche dei buoni risultati
e credo che sia doveroso un riconoscimento a questo personaggio che praticamente ha la capacità anche di gestire una squadra di calcio, una società di calcio che praticamente ha grossi problemi, mai un punto di penalizzazione, mai diciamo uno stipendio arretrato, quindi credo che sia una società che tutti additano come una delle migliori società nel mondo del calcio di Serie B e quindi credo che questo riconoscimento sia doveroso. Noi parliamo ancora di calcio, ancora Serie B, questa volta del Lanciano che nonostante le difficoltà di una partita contro una squadra che è in piena zona playoff, il Cesena, vuole proseguire la marcia verso la salvezza intrapresa con l'avvento sulla panchina rossonera di Primo Maragliulo. Quella di sabato sarà una partita speciale per il grande ex Guido Marilungo che con il Cesena ha anche conquistato la promozione in Serie A. Oggi allenamento ad Ortona per i rossoneri, tutti presenti al comunale ortonese ad eccezione di King e Boldor. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. La Virtus Lanciano prosegue la preparazione in vista del match di sabato al Biondi contro il Cesena. Una gara sulla carta molto difficile contro un team in salute, in piena lotta per un buon piazzamento nei playoff e che sabato scorso a Como ha trovato riscatto dopo l'inopinata quanto sfortunata sconfitta casalinga con la Salernitana. Il tecnico cesenate Drago pensa ad una conferma del 4-2-3-1 con l'inamovibile Torre Djuric primo riferimento, Ciano e Ragusa sugli esterni e Falco favorito su Rossetti per agire alle spalle del centravanti bosniaco. La Virtus Lanciano però è in un momento esaltante, con Maragliulo in panchina sono giunti 16 punti dei potenziali 21, una media da promozione. Ora due turni casalinghi consecutivi, il tecnico salentino ha recuperato Salviato, a parte Boldor e King, tutti gli altri sono a disposizione. Tra questi l'atteso ex Guido Marilungo, che con la maglia bianconera romagnola ha centrato una promozione in A nei playoff e ha giocato in Serie A prima del grave infortunio dal quale in questi mesi ha dimostrato di essersi finalmente ripreso. Come si batte il Cesena? Fare una partita perfetta, commettendo pochissimi errori e cercare quelle occasioni che ti lasciano di sfruttarle. Che cosa è cambiato nelle ultime 7 gare? Marilungo lo spiega così. Sono stati molto colpiti da quella partita col Trapani dove poi è stato esonerato il mister e ci ha fatto sentire proprio che avevamo toccato il fondo e quindi mi sentavo proprio, secondo me, perlomeno io mi sentivo proprio in colpa anche per l'esonero del mister, perché poi in campo ci andiamo noi e quindi da lì secondo me quella sconfitta così, che potevamo prendere anche 10 gol senza avere un minimo di reazione, ci ha dato quella scossa di dire qua bisogna mettere a pedalare perché siamo stati veramente ridicoli. Siamo alla pagina della Lega Pro, parliamo del Teramo, avere fiducia di allenatore e compagni è fondamentale, parla così l'attaccante del Teramo Mirko Petrella che punta la doppia cifra per quanto riguarda le marcature e che potrebbe ritrovare una maglia da titolare sabato prossimo nella gara di Arezzo. A proposito della sfida in terra toscana, domani ci sarà la tradizionale conferenza stampa del tecnico Vincenzo Vivarini, vediamo. Le difficoltà ci sono state da inizio stagione, adesso è arrivato il momento dove non si riesce a buttarla dentro, però quando prendi un palo, una traversa, un gol annullato, un salvataggio sulla linea, non so che dirti, guarda, purtroppo ci sono dei momenti così che ci portiamo avanti da tutta la stagione e dobbiamo voltare pagina per ripartire. Diciamo che sicuramente qualcosa dentro di me è cambiata, perché quando le cose ti riescono meglio, sicuramente anche tu riesci a dare qualcosa di più alla squadra. Quindi sei più in fiducia, senti la fiducia dei compagni e del mister che sono fondamentali in questo sport. Senza la fiducia non si arriva a fare buoni risultati ed è questa anche la cosa più importante che mi ha portato a fare un campionato comunque discreto. Quello diciamo è l'obiettivo un pochino di ogni attaccante, la doppia cifra. È chiaro che più gol si fanno e meglio è, adesso non sto pensando a 10, 9, 11, 12, io cerco sempre di fare il meglio per la squadra. Arezzo è un'altra grandissima trasferta, secondo me delle ultime partite che ci rimangono è la partita più difficile e quindi bisogna prepararla nel modo migliore. Veniamo da un periodo comunque positivo, tranne la partita con la Lupa, per il resto tutte buone prestazioni e abbiamo portato a casa troppo poco. Adesso serve la svolta che cerchiamo da inizio stagione, che però non riesce ad arrivare.
E parliamo di pallacanestro perché con la dichiarazione di fallimento depositata questo pomeriggio dal giudice Giovanni Cirillo, il Tribunale di Teramo mette un primo punto fermo, almeno dal punto di vista civile, sulla vicenda della Teramo Basket, accogliendo le istanze fallimentari presentate sia da Equitalia per un debito di 2 milioni di euro con l'erario, sia per quella di un'agenzia di procuratori sportivi per debiti con ex giocatori, fallimento rispetto a quale il giudice delegato nominato come curatore l'avvocato Fabrizio Silvani, fissando per luglio l'adunanza dei creditori per l'approvazione dello stato passivo. Per quanto riguarda invece le motivazioni del fallimento, bisognerà attendere le prossime settimane. La vicenda della Teramo Basket è al centro anche di un'inchiesta penale che parte da lontano. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne la nostra seconda edizione del TG6. Vi ricordo la terza, come sempre, questa sera alle 23, ma restate in nostra compagnia perché alle 21 ci sarà il consueto appuntamento del mercoledì con Virtus Style per parlare dell'ottimo momento del Lanciano. Grazie e buon proseguimento di serata.